Un percorso di integrazione multietnica e interculturale. E questo è il progetto che il Circolo Arci Elio Gabalo ha realizzato in collaborazione con la CGIL di Fasano, presso il Laboratorio Urbano di Fasano, e che da aprile a giugno condurrà in un percorso di musica e cibo mirato a favorire la società multietnica. Ci spiega tutto Maristella Curri. Siamo presso il laboratorio urbano qui a Fasano in occasione di un progetto dal titolo Suoni e Sapori dal Mondo. Ne parliamo con Maria Grazia Pinto, nonché socia del Circolo Arci Elio Gabalo, sempre qui a Fasano, e responsabile di uno dei progetti che andremo, insomma, a scoprire via via parlando appunto con te. Maria Grazia, parliamo del progetto Suoni e Sapori dal Mondo, che cosa consiste e come nasce? Allora, questo progetto è nato nell'ambito di un bando qui al laboratorio urbano, un bando finanziato dalla Regione Puglia e realizzato con il contributo di Equo Non Solo, che è l'ente gestore di questo laboratorio urbano. E nell'ambito di questo bando era possibile realizzare un progetto che si occupasse del tema della discriminazione, e quindi noi abbiamo pensato di unire due elementi fondamentali, musica e cibo, che potessero portare a integrazione sociale, e quindi cercare di coinvolgere sia le persone, diciamo, residenti che vivono nel territorio di Fasano, sia italiani sia ragazzi di qualsiasi etnia presente in questo territorio. Oggi c'è stata la presentazione, proprio l'inaugurazione del laboratorio di percussioni Tantam. Questo è il primo appuntamento del progetto. Come sta andando e che cosa consiste il laboratorio? Allora, questo laboratorio durerà per tutto il mese di aprile, si svolgerà ogni sabato dalle 16 alle 19 ed è tenuto dal musicista Alessio Santoro, e sarà un laboratorio di musica d'insieme che si incentrerà sull'uso delle percussioni, e quindi si cercherà di esplorare le varie musiche delle varie etnie presenti sia nel gruppo e sia, diciamo, musiche portate dal maestro che suona in un gruppo musicale che si occupa di musica brasiliana, e quindi diciamo che questo laboratorio è la nostra prima azione per cercare di integrare persone di diverse etnie. E quindi di fatto ti chiederei se ci sono anche persone di diverse etnie che fanno parte di questo gruppo e come hanno reagito i ragazzi. Oggi eravamo in 25, c'erano ragazzi di tutte le età, sia di Fasano, ma c'era un bel gruppo proveniente da Carovigno, grazie al supporto che ci ha dato il comitato territoriale di Brindisi con la sezione appunto di Carovigno, e quindi c'erano 5 ragazzi provenienti dal Ghana. Quindi tra l'altro in questo nostro progetto è il partner CGL che ci aiuterà in questi prossimi appuntamenti a aiutare altre persone a integrare in questo progetto, diciamo. Quindi Maria Grazia, 4 appuntamenti per il laboratorio di percussioni Tantam, ma 3 gli appuntamenti e gli incontri previsti nel progetto Suoni e Sapori dal Mondo. Parliamone, quindi 3. 1, laboratorio di percussioni Tantam. Sì, poi ci sarà il 12 maggio un aperitivo etnico. In quell'occasione, diciamo, la serata sarà aperta a tutta la cittadinanza e sarà anche quella, come il laboratorio di percussioni, gratuita. E qui al chiostro del laboratorio prepareremo tutta una serie di pietanze tipiche delle diverse etnie presenti a Fasano, e distribuiremo anche un mini ricettario che realizzeremo proprio cercando di coinvolgere soprattutto donne che vivono a Fasano per far conoscere le pietanze tipiche del proprio paese di provenienza. E poi il 2 giugno ci sarà, diciamo, la chiusura del progetto con il concerto di Tiene Timba, che è un gruppo locale che si esprime attraverso la musica, diciamo, brasiliana, in cui suona il nostro maestro di percussioni. E quella sarà una serata finale in cui proietteremo anche un video che realizzeremo durante tutti gli incontri del laboratorio di percussioni. Ti ringrazio, Maria Grazia. Prego.